Con c'era una volta? Quante storie avete sentito cominciare così? Facciamo qualcos'altro? Ah, ecco come si inizia un film. No, lasciamo stare, sa di una cosa già vista, non trovate? Oh no, il libro no, sei già visto il libro delle favole che si apre. Chiudiamo il libro, non se ne parla. Facciamo così. Oh,
Io ho fiducia, ma
Dio si è fatto uomo, quindi l'amore di Dio è stato portato agli uomini con segni strumenti, con un corpo come quello nostro. L'amore di Dio si rileva attraverso l'amore di Dio fatto uomo. God reveals himself. Non credete molto un amore che si tratta dalle nuvole e non abbia più il piacere di stare fisicamente insieme. Every chance in the world that goes up in the sky and doesn't stay together. Dopo questo annuncio probabilmente molti verranno in chiesa. After this announcement, many people will come to the church. L'amore è come una fiamma che ci brucia dentro. Love is like a flame that burns inside. E che nessun fiume, tutte le acque del mondo non possono spegnere. No river, no sun can put the flame down with you. Come mai questa fiamma tutte le acque non possono spegnere? What are these flames? Semplicemente perché è una fiamma accesa da Dio. It's a flame of fire. Quando vi sentite un po' spenti, non accendete il fiammifero, ma pregate Dio. When you feel switch off, don't turn on light matches, but pray for God. Vediamo la seconda lettura. Possiamo fare grandi cose, ma se non c'è l'amore, non servono niente. We can make great things, but no love is nothing. Oh, tu se vuoi rendere felice lei, fai tutto quello che ti è possibile fare, però soprattutto lo devi amare. To make her happy, you can do whatever you want, but I need to know her there. Tasche di soldi. Il problema è che dopo la nostra morte le tasche piene non ci servono a più. When we pass the way. So the food of money needs nothing. Il cuore invece ci dà. The heart stays. Nel Vangelo Gesù ci dice che dobbiamo volerci bene. Nel Vangelo, God says we need to love each other. Però ci ha detto che dobbiamo volerci bene come Lui ha voluto bene. We need to love each other as He means to us. Per chi non sapesse come Dio ci ha amato, basta guardare il crocifisso. For those who don't know how God loves us, look at the crocifisso. That's the sign. Federico e Carmelo, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costruzione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Tradotto, state capendo quello che state facendo? Sì. Poi c'è qualcuno che viene, non vogliamo, ma adesso si capito, sì.
Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Sì. Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarvi secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Vuoi fare concorrenza con me? Presenza di Dio davanti alla Chiesa riunita, datevi la mano destra, mettetevi di fronte alla Chiesa ed esprimete il vostro consenso. Il Signore, inizio e compimento del vostro amore sia con voi per sempre. Io, Federico, accolgo te per me la mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di essere fedele sempre nella gioia e nella adesso disposto di sedere in ginocchia, non ci mettiamo tutti in piedi e preghiamo per loro. Fratelli e sorelle, portiamo su questo sposo Federico e Carmela la benedizione di Dio. Egli che oggi vi ricorda di grazia con il sacramento del matrimonio, vi accompagni sempre con la sua protezione. Padre Santo, Creatore dell'universo, che ha formato l'uomo e la donna a tua immagine, e hai voluto benedire la loro vita, ti preghiamo umilmente per questi due figli che oggi si uniscono con il patto nuziale. Scenda su Federico e Carmela la ricchezza delle tue benedizioni e la forza del tuo Santo Spirito infiammi i loro cuori, perché mentre vivono il reciproco dono di amore, siano esemplari per la vita di vita e genitori santi nella vita. Ti lodino, Signore, nella gioia e ti cerchino nella sofferenza. Godano del tuo sostegno nella fatica e del tuo conforto nella necessità. Vivono a lungo nella prosperità e nella pace. E con tutti gli amici che lo circondano, giungano alla felicità del tuo re.
Facciamo una preghiera di fede. Fratelli e sorelle, invochiamo Dio perché nel nome del Signore esaudisca la nostra comune preghiera per questi sposi che hanno consacrato la loro amore davanti a questa assemblea. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, Signore. Ascoltaci, il Carmelo è felice, affinché la loro unione sia serena, gioiosa e fecunda. Preghiamo, ascoltaci, ascoltaci. Per le famiglie degli sposi che li hanno visti crescere. Loro ci tengono tanto agli amici, non per niente, no? E poi a volte l'avventura, la vita ci porta un po' lontani dalle nostre famiglie, e meno male che ci sono gli amici che comunque ci fanno sentire ovunque ci troviamo, in qualche misura, a casa nostra. Certo, la mamma e il papà non lo sostituisce nessuno, ci mancherebbe altro. Ci teniamo per mano e diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ora lasciatevi che sono gli sposi, poi tornate al vostro posto. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la bella speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu il regno, la tua volontà, la gloria di sé. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Voi scambiate consegni di pace, ma non vi muovete dal vostro posto, perché sennò gli sposi non vi fanno la sorpresa, quindi date la pace solo a chi sta vicino. Scambiate consegni di pace. Chi sta vicino? Tanto mi chiedo
beati meditate alla cena del Signore. Saluti a tutti, anche se non mi capiscono, comunque poi ti fai portavoce. Se...
Visto che sono tante nazionalità, un amico ogni tanto vende qui e ci ritroviamo di nuovo tutti quanti insieme. Che possiamo fare? Magari ci mettiamo d'accordo prima sul certificato da dare. Per carità. Io devo fare 60 anni di matrimonio perché mi posso esaurire per uno santato. Pregate pure per me, allora grazie ai testimoni, grazie ai genitori, i tuoi genitori stanno un po' più vicino, magari qualche volta se mi da farvi una passeggiata, ci vediamo, ai pancetti, auguri anche a voi, se non siete sposati potete venire a sposarvi qua, se vi siete già sposati da tanto tempo venite a fare il 10° anniversario, 25°, auguri a tutti quanti. Tutti siete invitati ad aspettare gli sposi fuori dalla chiesa fino alla porta, li accompagno io. Non mi metto alla porta, sì, sto accompagnando. Allora, venite alla porta. Facciamoci qua. It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do.
breakup, that's cool. No, I won't blame you. It was fun, girl. Don't say no. Coraggiosa. Tutta
via negli ultimi anni lo ha visto cambiare ancora. Stanco del suo girovagare, dei lavori sempre diversi e con una vena avventurosa affievolita che stava lasciando il posto a qualche rimorso di troppo. A questo punto arriva Polly, in questo caso Carla, più giovane, anagraficamente nello spirito, simpatica e compagnona, dal sorriso contagioso, una ventata d'aria fresca che Federico ha lasciato. Allora, ci tengo a precisare innanzitutto che qui, in questo posto, non qui, in questa masseria, ma si sono sposati Justin Timberlake, il portiere della nazionale tedesca della Germania, e Tocalli. Siamo tutti. Sia chiaro, eh? Con budget diversi, però va finito. Bene, ora tocca a me. Allora, diciamo che Federico da 31 anni, come Leonardo, come tanti di noi. Federico è esattamente la stessa persona di 31 anni fa, identico, era un po' più biondo prima e sicuramente più magro, però è esattamente la stessa persona. E la domanda che mi sono posto e che penso che ci siamo posti tutti è, e Massimiliano ha detto prima davanti a noi, davanti a tutti quanti, è: ve lo sareste mai immaginato un giorno qua, un matrimonio, tutti quanti insieme? Io sinceramente sì. Io pure. Tu pure, esatto. Qualcun altro pure, io sinceramente sì. Perché Federico ha ricevuto un dono dalla sua famiglia, da Cristina, da Gianci che è là, l'unico uomo con la... come si chiama? Con la ghirlanda di fiori, esatto. Che è questo dono di questa energia che ha. Che lo porta a sentire caldo, a dover uscire, a dover andare, a dover brindare, a dover fare sempre qualcosa. Lui questa energia la... Ok. Lui dice che è ipertensione, secondo me è un'energia, è un dono, l'ha trasformata in amore per tutti quanti noi, in amicizia, in un sorriso, in un brindisi, in un... perché non ci vediamo, perché non usciamo insieme, perché non facciamo qualcosa. E questa cosa per me, che mi sbrigo, questa cosa per me è bellissima. Io sinceramente una persona così non l'ho mai incontrata, quindi volevo dire che sono felicissimo di essere tuo amico, dell'amicizia che mi hai dato, orgoglioso di essere tuo testimone oggi. Però perché c'è questa però, ok, no, però queste cose non durano sempre tutta la vita, cioè queste cose belle non è che vanno sempre così a caso, cioè bisogna, no, beh, l'amicizia, l'amore, un po' tutte le cose belle, insomma, c'è bisogno di coltivarle, no? C'è bisogno di portarle avanti e quindi quello che voglio dire è che a un certo punto nelle strade che percorriamo, nei percorsi che prendiamo, ci perdiamo e poi arriva Carmela, che dà la possibilità a questa amicizia tra me e lui, nello specifico, ma penso anche tra lui e tutti quanti voi, che questa amicizia possa durare per sempre, che possa durare, spero, in eterno, perché senza di lei non penso che certe cose si potessero realizzare. Quindi io volevo unire le due cose, quindi sia lui che lei, per poter spiegare quanto ci tengo, quanto ti voglio bene, lo dico davanti a tutti tranquillamente, ma tanto non mi vergogno, ma tanto lo vorrebbero dire tutti in modo eterosessuale, ovviamente, però te lo dico io per tutti. E quindi grazie a te e grazie anche a Carmela, che sei bellissima e che mi dai la possibilità di poter godere tutti i giorni di questa cosa bellissima che c'è e che ci sarà per sempre. Secondo me sarà così per tutti voi, immagino. E quindi vi auguro di essere felici sempre, e sono anche orgoglioso che vi siete presi questo impegno, perché non tutti se lo prendono. E mi dispiace che hai fatto di tutto, presentandomi tutte le persone del mondo per sposarti dopo di me, ma non ce l'hai fatta. E quindi viva gli sposi, grazie, vi voglio bene.
bubbles on your face. Every wave shall fall and fall upon someone. And through the sound of storm, could you make it on your own? If I could, then I would. I'd go wherever you would go. When I walk below, when I was strong, maybe I'd find out Ballare! A way to make it better someday. To watch you, to guide you to the darkness of your days. Every wish shall fall and fall upon us all. When I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'd go wherever you will go. My life and love might still go on. In your heart, in your mind, I still will.